Salve a tutti, io sono Gabriele, vi do il benvenuto e bentornato qui su Whiteboard. Questa è la conclusione del tumulo dell'anima al 100%, fatta però con Kywolf, perché ho fatto delle scoperte. Perché praticamente Kywolf non avevo ancora terminato questa cosa, stasera ho detto vabbè, mi ci metto, lo finisco una volta per tutte. Ho scoperto che questi cosi, se vengono colpiti con trappola dell'anima, aprono tutti i cancelli e infatti ci sono riuscito. Sono riuscito a attraversare i cristalli che, vedendoli dall'alto non si vede, ma i cristalli, guardate lì, c'è un baule. Praticamente quando voi vedete un cristallo da lontano, vi consiglio di andarci, ovviamente mettervi una cura oppure farvi dare la pozione anticristallo da Valerica che impedisce al cristallo di assorbire la vostra anima e andare ad aprire il baule, perché generalmente i cristalli nascondono sempre qualcosa di molto interessante. Infatti, ho scoperto che ci sono degli oggetti che sono questi, vi faccio vedere, frammenti di gemma del mietitore. Io avevo trovato una stanza in cui mi si chiedeva di portare il ricettacolo del mietitore e io immagino che venga composto con questi tre frammenti. Inoltre, che teoricamente seguendo quella torre che vediamo in lontananza dovrei riuscire ad arrivare alla stanza che avevo mollato, ora spero di non perdermi, ma credo che sia questa. Inoltre, che cosa vi volevo dire? Ho trovato una gemma stranissima che mi ha dato la quest. Non so che quest fosse, però quando ho trovato questa gemma, sempre in un baule, però questa volta sotto un cristallo, che però era un cristallo abbastanza particolare questo. Infatti era dentro una roccaforte che mi pare fosse quella. Comunque troverete tipo una roccaforte tutta chiusa. E dovete saltare in una luce per riuscire a arrivare sotto il cristallo. E lì non trovate il frammento del mietitore, ma trovate proprio questa gemma stranissima che ho trovato che mi ha dato come obiettivo. Io non avevo la quest teoricamente. Infatti vedete che adesso ho tutte le porte aperte. Anche qui è tutto aperto. Cioè io adesso voglio vedere un attimo questo qua. Perché adesso, amici miei, teoricamente abbiamo tutti i soldi. Adesso me li faccio dare un attimo una serana. Così proprio finiamo tutto, vi faccio vedere tutto quello che si può ottenere. Lei dovrebbe averla. No, sono qua. Involucri. Ok, abbiamo. No, no, non li abbiamo tutti, non è vero mai. Però uno l'abbiamo già preso con Perry. Fammi vedere cos'hai da vendere. Effettivamente lui è qui morto. Allora, abbiamo già preso il tomo magico. Proviamo con la corazza pesante. Ok. Quindi è questo. Proviamo a vedere che esce da guerra è. Abbiamo trovato quindi. Ah, vediamo qua. Serana! Che bella sta cosa che si siede così per terra. Allora, vediamo. Abbiamo trovato. Che cazzo ci faccio con questo arco da caccia? Me lo spiegate. Allora, questa qua è la mia ascia. Abbiamo trovato. Guarda, questo qua è un pugnale d'ebano della voracità. E ascia da guerra. Oh, assorbe 25 punti. Non male, dai. Diamo tutti a Serana. Mi piace di più la sua voce in inglese. È bella. Allora, vediamo. Abbiamo anche trovato degli stivali nuovi della fiamma, qualcosa del genere. Comunque seriamente siamo troppi pieni. Siamo troppo pieni. Fire resistance. Ok, no, non sono male, non sono male. Sono troppo pieno. Infatti ti do quest'ascia che per me è veramente troppo pesante. E questo arco inutile. Così io mi svuoto. Siamo osservati, credo.
Teoricamente per raggiungere quel posto devo seguire quella torre. Sì, credo che sia proprio questo il trucco per raggiungerlo velocemente. In caso anche voi abbiate dei problemi, seguite la torre. Proprio la torre in rovina, quella lì con il fascio di luce. Credo che queste siano, perché se vedete è molto simile a quelle due, e quelle due sono praticamente le torri che sorreggevano la prigione di Valerica. Il che mi fa pensare, ma qui c'è qualcun altro che è stato imprigionato o c'è un servitore dei maestri ideali? Comunque abbiamo visto il loot che quel tizio ci può vendere, che per 25 piantini sinceramente non è nulla male, non è per niente male come cosa. Per combattere il servitore, credo che sia questa. Eccola qui. No? No, non è qua. C'è una porta. Non è qui, eh. Ok, ho fatto un mega epic fail, forse. Vuol dire che non è qua. E dove si trova allora sto tizio? Ah, ecco. Allora, facciamo una cosa. Sirana? 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 Ecco, facciamo una cosa. Voglio provare a farmelo da solo. Senza Sirana. Il che vuol dire che devo cambiare completamente la mia build. E andarmi a mettermi un po' più tosto. Soprattutto andarmi a mettere un'armatura un po' più pesante. Perché altrimenti qualcosa ci apre. Molto facilmente anche. Facciamo così. Sì. Magari mettiamoci. Perché? Che guanti abbiamo addosso? Che guanti abbiamo? Abbiamo dei guanti da arciere, giusto? Ci mettiamo questi. Parliamo con Serana. E le diciamo di aspettare. E noi entriamo ora. Siccome so che comunque probabilmente quel coso mi farà abbastanza male, mi preparo prima di evocarlo comunque. Perché teoricamente devo evocarlo, credo. Adesso ho un po' paura, perché quel coso potrebbe ucciderci. E anche molto male. Teoricamente prima di chiamarlo. Che cazzo? Posso essere. Rischio di venire colpito da un fulmine. Non è che mi piace molto come cosa, eh? Allora. Mettiamoci la spada. No. Mettiamoci la spada e qui ci mettiamo rimargine a ferite. Proprio per sicurezza. Perché potrebbe davvero farci a pezzi. Perché non ho la minima idea di come sia. Io so, ho alzato la difficoltà ormai. Ah. Oh. Ma buongiorno. Accidenti. Ma io non puoi farlo contro di me, amico. Io sono un Redguard. Il tuo veleno non ha molta. Seriamente. Ragazzi, era tutto qua il boss segreto. Ok, evocava però. Sono un po'. Sono estremamente deluso. Avevo un'ascia ridicola. L'unica cosa carina è che perlomeno mi ha rilasciato tre gemme dell'anima nera. Ma per il resto. Aspettate. E questa? E questa?
rimarrà sospesa in questo modo? Cazzo. No, resta sospesa, non possiamo prenderla. Guardate l'interno della torre. Devo dire che almeno come ambientazione mi piace molto. Per il resto, corriamo. Niente ragazzi, quindi questo era semplicemente il nostro tizio lì che fa veramente pena, tutto sommato non è per niente forte. Mi aspettavo una sfida molto molto più difficile, soprattutto visto che l'abbiamo tirato giù il leggendario. Però, come sapete, Kaiwolf, quando non ha a che fare con i comandanti delle divinità, generalmente i propri nemici li distrugge. Sto un attimo vedendo. Perché sto cercando di portare questa leggendaria. Ne manca ancora poco. Quando sarà leggendaria potrò spostare arcieria e renderla master. Più che altro perché vorrei. Arma a due mani non so se la renderò leggendaria, però un'armatura sicuramente sì. Non so quale delle due. Non so se portare l'armatura pesante leggendaria o se portare leggendaria l'armatura leggera. Poi un'altra cosa che mi interessa davvero tanto, potenziare questa, l'incantatore, che per il momento vedete che non ha niente, ma perché sto aspettando per l'appunto di rendere leggendaria l'arma a due mani per poterli investire tutti qua. La distruzione l'ho alzata un pochino, però tutto sommato è skillato abbastanza male secondo me Kaiwolf. Che poi ho visto che c'è gente a livello 80 che ha tutto a 100. Niente, ragazzi, io mi auguro che questo video vi sia piaciuto, molto corto, molto veloce, solo per farvi vedere come si conclude questa maledettissima quest. Io e la signorina qua vi salutiamo, alla prossima, ciao!